Una mostra che utilizza l'incredibile ricchezza di dati che abbiamo dai siti di Pompei e dintorni, ma questa volta non della bellezza, dell'arte, delle sculture, degli affreschi, ma della vita quotidiana degli ultimi, dei ceti meno abbienti, come gli schiavi, di cui esponiamo una stanza della villa di Civita Giuliana, dove su 16 metri quadrati vivevano, dormivano tre persone, dove c'era anche un ripostiglio, era anche un luogo di lavoro, i ceppi di ferro, ma anche la cultura quotidiana, il tempo libero, l'infanzia, la conoscenza del mondo non attraverso viaggi di istruzione, ma attraverso il commercio, le navi che giravano il Mediterraneo. Dunque una mostra che racconta un'altra Pompei, nel senso che è sempre la stessa, però vista da questa angolazione particolare che in fin dei conti ci aiuta anche a comprendere meglio la grande arte di quell'epoca come parte di una società complessa. L'allestimento è ubicato nel portico centrale della Palestra Grande, un ambiente estremamente suggestivo. La mostra è articolata in 7 sezioni ed è organizzata ed è scandita da strutture cuneiformi che scandiscono lo spazio e creano un luogo estremamente sinuoso e articolato. Una mostra che vive di momenti estremamente forti, quasi installativi. Oltre alle performance di Studio Azzurro, abbiamo delle sezioni dove dei recinti ricreano le stanze in cui vivevano gli schiavi, dei luoghi estremamente angusti, con poca luce. Oppure la sezione dedicata all'infanzia, dove viene messa in contrapposizione una fanciullezza felice con l'elevata incidenza della mortalità infantile ed è rappresentata dal contrasto tra delle sculture che ritraggono bambini che giocano con l'oca o con delfino e la parte retrostante dove uno specchio amplifica la presenza di columelle, cioè delle stele sepolcrali appartenenti al ceto medio-basso e che fa quasi da corteo ad un calco di bambino rinvenuto in un corridoio della Casa del Bracciale d'Oro. O pensiamo alla sezione dedicata alla mobilità dove si è deciso di esporre il materiale archeologico come materiale di una stiva, di un'imbarcazione, anzi direi un relitto spezzato in due e che ha un'enorme suggestione dominando con i suoi 6 metri l'intera sala centrale.